tipo l'autobus 3-4-5. Lì dietro dicono che ci sia Sauron, sopra là. Infatti manca giusto l'occhio là sopra. Se vi interessa quel coso lì è lo Sharp, è di Renzo Piano. Però con l'occhio sopra ci starebbe bene. Bello. Ecco, abbiamo il tappetino d'ingresso più bello dell'universo. Bello, vero? Guarda, siamo al 32esimo piano dello Shard, uno dei grattacieli più alti di Londra. Il ristorante è spettacolare, ma guardate la vista. Non è educato fare un vlog dal bagno, ma il vlog del bagno ci vuole in questo caso. Siamo allo Shard, 32esimo piano, e questi sono gli urinatoi. Vi siete mai chiesti cosa vuol dire fare pipì guardando l'orizzonte di Londra? Ecco, questo è quanto. Lo so, non è bellissimo, ma mi spiegate come facevano a farvelo vedere? Ciao internet! Vi ricordate quando durante le superiori avevate trovato i modi più odiosi per insultare la ragazza un po' cicciotta che era in classe con voi? Quelle cose come tipo, che ne so, non si può vestire di bianco perché in fondo arriva un tizio con una gamba sola e con un arpione che dice di chiamarsi Acab? Ecco, è abbastanza già odioso quando lo si fa per gioco. Immaginatevi cosa succede quando invece chi lo fa è addirittura il servizio di ambulanza. Ora, questo è il post di Selvaggia Lucarelli e quello che vedete è il simbolo del trasporto per le persone sovrappeso. No, non sto scherzando. C'è anche questo, c'è anche quest'altro. Ma perché, dico io, perché? Perché prendere in giro una disabilità, soprattutto in un qualcosa che è un simbolo formale, che è un qualcosa su cui si dovrebbe ritrovare la persona che già si trova in una condizione non propriamente comoda, perché le grandi obesità non sono esattamente una condizione comoda, e oltretutto si trova sbeffeggiato prima ancora di salire all'interno dell'ambulanza. Perché non riusciamo a costruire un percorso di accettazione che faccia in modo di parlare alle persone in modo non discriminatorio? Provate a dirmelo voi in fine a questo video e proponetemi le vostre soluzioni e perché no, anche magari un logo alternativo, potremmo mandarlo direttamente alle persone. E come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e state parati. Bastardi. Questo lo lascio.